Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Polybridge. Prima però un saluto a Francesca Follin, simpatica giovane iscritta. Continuano i miei disastrosi ponti, sempre con un minimo di salto che è diventato, diciamocelo, il mio marchio di fabbrica. Oggi ne vedremo delle belle e anche i bug mi metteranno i bastoni fra le ruote. Buona visione. Oh, è vero, siamo nella nuova area. Vediamo quali aborti della ingegneria riuscirò a creare. Ah, vabbè, ma siamo sul facile facile. Scuolabus, come posso terrorizzare le giovani menti? Vediamo un po'. Oh, sì. Ormai i miei punti con salto sono rinomati in tutta la ingegneria puntile del mondo, quindi tanto vale continuare per questa strada. Sono proprio curioso di sentire le urla delle giovani menti mentre mi fanno il saltino, o di contentezza o di terrore, eh. In tutta sincerità non ho idea di quale delle due tipologie di urla sentiremo. Vediamo un po' se basta già così. Vai. Oddio, lo vedo un po' pesantino però. Ce la puoi fare. Whee! Sì, no, ma cavolo, per poco. E allora, siccome voglio fare il gentil... Ah, ma sono già oltre budget? Ma chi se ne frega, l'importante è che i ragazzi si divertano. Ecco qua, così. Allora, vediamo se posso tipo indebolirgli il tratto qui. E l'importante è che io possa tipo collegarlo malamente colà. C'ho un brutto presentimento. Vai però veloce che il primo tratto è pericolante. Ok, più che sufficiente, vai. Ma no, ma che cavolo, dai. Non me lo colleghi, mi fai tipo però il saltino più leggero così. Mi fa mettere solo un pezzettino di legno? Solo uno, sono fiducioso che è più che sufficiente. Perché costruisco queste cose? Vai, andate bambini, che siete quasi a me la meta. Sì, no, ma cacchio. Ok, qua sto facendo la cagata della vita, come ho detto. Vediamo se va... Ma niente, oh. Devo farcela, questo è una mia creazione. Ne, e si vede. Accontentati, vai. Un po' però sull'acceleratore se mi pre... Sì, ma lei è un cretino allora. Ok, che anch'io progetto ponti di merda, ma lei è un cretino. Avanti, le ho fatto la piattaforma più raggiungibile stavolta. Forza. Non è da togliere la licenza sto qua. Vai. Oh, non mi dica che ci voleva tanto. Avanti. Competenti alla guida. Wow, per un momento mi si è glitchato malo il ponte. Vabbè, ma anche questo... No, aspetta, cosa? Un ponte a doppia corsia. E perché? Ah, perché ci sono anche signori col van sopra. Non possiamo tipo farli venire giù. Ah no, i signori devono andarmi su. Qua mi fa la stradina che va considerevolmente su. Ma sì, è un bel saltino che la gente si diverte così, arriva in ferie bella carica di adrenalina. Sarò sincero, più vado avanti, più qualche dubbio sul fatto che io sia un ingegnere di ponti mi sta venendo, eh. Però dai, voglio continuare a essere creativo. Ah, per inciso, se voi vi state domandando cosa sto vedendo, io stesso mi sto domandando cosa sto costruendo, quindi tranquilli, eh. Potrebbe già bastare? È bellissimo. Mi si è glitchato il gioco? Cioè, scusami, perché ci sono il veicolo che doveva essere sopra e qua sotto e c'è una macchina sulla terra? Che cosa è successo, gioco? Oh no. Cioè, cosa fa? No, c'è qualcosa che decisamente non va. Cioè, tu mi stai dicendo che dopo che io ho costruito questo popò di obbrobrio, che ci è voluto anche tempo, il livello è glitchato? Ma io mi incazzo a bestia se il livello è glitchato. Il livello è glitchato. In questo momento sono vittima di una rabbia incontenibile. Allora, prima di partire questa volta... Ah, non... Era l'autobus del livello di prima che non era stato tolto. Ah, vaffanculo però, gioco. Adesso funziona tutto? Ok, piccola consolazione, eh. Però grandi bestemmie. E rifacciamo tutto. Yay, grazie. Aspetta che metto anche mezzo filo che tenga un attimino. Quanti nodi fili? Illimitati. Ecco, tiriamo un po' di fili che è meglio. Perché c'ho i dubbi costruttivi. Prima non li ho messi, stavolta voglio provvedere. Comunque ho notato una cosa, il numero di iscritti non è diminuito, il che vuol dire che A, apprezzate le mie doti ingegneristiche di costruttore di ponti, e B, nessuno di voi comunque è deceduto in uno dei miei ponti, il che fa molto piacere, sono molto contento.
Ok, è sufficientemente strano. Direi che è il caso di testarlo. Piano, piano, oh piano. Ok, devo rinforzarlo un attimino. Guarda, ci metto i cavi dovunque. Metti i cavi anche sulle auto. Vediamo se tieni stavolta. Vai. No, no, è decisamente no. Allora, magari la putrella non me la metti di qua, ma mi rinforzi la prima parte, che la vedo un attimino più delicata, decisamente. Vediamo un po' se è sufficiente. Niente, c'ho proprio tipo il missile che mi arriva dall'alto. È un problema da risolvere, già già già. Non me ne frega del budget, è l'estetica che vogliamo qui. Stiamo puntando a creare un ponte futuristico. E niente, non poteva essere la station wagon sopra che pesava di meno. Niente, qua vogliono minare la mia struttura. Però un piccolo salto me lo concedo comunque. Non me ne frega niente, sono ribelle. Vediamo se tiene. Un piccolo salto c'è però. Niente, proprio... Ah, me l'ha beccato proprio la macchina da sopra. Bastardo lei, eh. E purtroppo io dovrò sottostare alle dure leggi, perché a quanto pare nemmeno io, noto ingegnere puntile della vita, posso andare contro le leggi della fisica. Maledetta fisica. Il primo ponte in cui ha un solo salto. E non è detto che ancora basti, eh. Vada, vada, vada. Cioè, ragazzi, il ponte che ci passa una volta, poi tac, sparisce, come a dire, ecco di nuovo la natura. Perfetto, l'intervento umano non si è praticamente visto. Sono soddisfatto del risultato. Il ponte con le macchine, le barche. Vabbè, ma scusate, ma dove cavolo siamo, peraltro? Nel far west americano? Posto triste. Allora, come al solito, voglio uno dei miei ponti molto artistici con salto, perché tanto abbiamo veicoli leggeri, avanti, non stiamo a farci troppi problemi. Su, un po' di fantasia nella vita. Ecco qua, come al solito, il mio classico ponte con saltino. Ormai lo sapete, è il mio marchio di fabbrica che difendo. Prima hanno tentato di mettermi i bastoni fra le ruote e... no, un po' più indietro, grazie. E avete visto com'è andata a finire. Alla fine ho ottenuto un ponte a singolo salto e loro hanno perso il ponte. Nessuno, e ripeto, nessuno si mette contro le idee di The Long Gamer da un punto di vista di costruzione dei ponti. Ok? Diciamo che lo rinforzo anche sotto, perché c'ho i dubbi esistenziali dell'instabilità, eh? Stavolta mi hanno dato i materiali molto base classici. Vediamo se... ma anche no! Ah, il gioco pretende che le due parti siano collegate. Gioco, tu non hai idea veramente di con chi parli. Ah, il gioco che pretende. Divertente. Ok, forse il gioco pretende bene. Come ti frego? Ah. Ah, e io costruisco fino al fondo. Sul fondale. Voglio vedere se... me lo mette cortesemente, però anche lei. Voglio vedere se così non tieni comunque. Anche io, quando ho cominciato la carriera di ingegnere, avevo un sogno: non uccidere troppe persone con le mie costruzioni. Finora non è che si sia tanto realizzato, però questo non vuol dire che io mi fermi, sì, chiaro, ragazzi, cioè. Ok, vediamo se ho perso più o meno 20 minuti per nulla. Tiene, tiene, vai di saltino e no, ok, ok, fuori una. E sono soddisfatto. Se adesso la barca mi tradisce... Ciccio, non mi parlare mentre sto realizzando creazioni incredibili. Piccola, piccola. Bastardo però tu, eh. Non dicevi di occupare così tanto spazio prima sulla cosa. No, si fermi. La fermo io che è meglio, eh. Cioè, chiaramente sul disegno sono dentro le linee rosse. Perché il ponte è andato verso il basso? Cos'è successo? Ok, se non ti spacchi anche stavolta, magari... Ma perché ti spacchi? Ma sarai bastardo. Che tutto che si spacca ovunque nel mondo. Niente da fare. E se vado di doppia idraulica perché sono folle? Ok, sicuramente la cazzata della vita. Oh Gesù, cosa ho creato. Ok, vediamo così. Sì, ma tirati su tu però, giovine. E perché torni giù adesso? Questa non l'ho capita e ci sono rimasto anche un po' male, lo ammetto. Perché è tornata giù? Gioco, io capisco che tu sia in accesso anticipato, ma io sono in traumi continui, però... Oh, almeno è rimasto su stavolta. Ti prego. Madonna, uno va bene, l'altro no. Ok. Mi dica che basta. Non faccia lo stronzo, lei. Si è un po' buggato laggiù, ma va bene, lo accetto molto passivamente. Torni giù senza troppi traumi. Se la station wagon mi casina il tutto, mi incazzo a bestia però adesso, eh. Vada, pesti sull'acceleratore. Vada. Ok. No! No! Perché?
perché... Vai. Sì. Ma no, per un metro, dai. Ma no, ci sono rimasto veramente male stavolta. Se l'avessi fatto collegato a questo livello l'avrei finito 40 minuti fa. Ma qui io ve l'ho detto, il ponte deve avere il salto. Non me ne frega niente, è una questione di principio costruttivo. Vai, station wagon di merda, va. Ma perché sei impiantata stavolta? Perché? Ok, rinforzata l'esistenza. Ci può atterrare un corro armato. Vai ancora. Figlia su quella merda di acceleratore anche tu però se vuoi sopravvivere. Vai, ti prego. Sì, ok. Oh, troppo tempo. Veramente troppo tempo, ma ho avuto il mio ponte con piccolo, ma comunque con un salto. Sì, sono un ingegnere realizzato. Chi la dura, la vince. Ho avuto i miei ponti con salto. Il secondo, purtroppo, è crollato subito dopo, ma non è che mi pagano per fare ponti che durino nel tempo. Stavolta l'ho sudata parecchio, ma solo per dimostrarvi che se avete un sogno, come il mio di diventare ingegnere di ponti, non dovete lasciare che bazzecole come decine di morti e le leggi della fisica vi fermino. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!